Ciao a tutti e bentornati sul canale o benvenuti se è la prima volta che capitate in un mio video. Nel video di oggi parleremo dei prodotti finiti, so che è un video che vi piace tanto e vediamo i prodotti che ho terminato in questo mese. Non so voi, ma a me aprile è letteralmente volato. Sarà che c'erano in mezzo le feste, la Pasqua, eccetera, eccetera, però non mi sono proprio accorta di questo mese. Ma prima di iniziare, come sempre, se non siete iscritte, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per avere le notifiche dei nuovi video. Allora, il mio solito sacchetto. Dunque, ho terminato questo bagnoschiuma ultra dolce bagno doccia con olio di argan del Marocco, fiore del gelsomino, nutre e addolcisce per bambini e adulti. La profumazione è buonissima, veramente molto molto buona, non è eccessivamente speziata. È un boccione da 500 ml e convengono, come vi dico sempre, come quantità prezzo, però diciamo che è un po' scomodo perché è un po' pesante, più volte mi è scivolato. Sarebbe più comodo prendere quelli piccolini, però come prezzo non convengono, quindi io mi ostino a comprare i boccioni a 500 ml. È un bagno doccia molto denso, non è di quei bagnoschiuma liquidi, quindi rimane molto denso. Fa anche una discreta schiuma. Non l'ho trovato così nutriente, la verità. Voi sapete che io ho la pelle molto molto secca, quindi a livello di idratazione non è chissà che cosa, però come profumazione mi ha stregata. Poi ho terminato questa maschera, sempre speditami dalla Bulgaria, di un marchio sconosciuto. Penso che il marchio sia questo, non saprei. E questa è una maschera estremamente idratante, nutriente, e mi è piaciuta molto perché ha una sorta di effetto freddo, non sgradevole, proprio una qualcosa di molto molto delicato, però si sente. E fra gli ingredienti abbiamo il burro di karité, l'olio di rosa, estratto di alga e forse estratto di grano, penso, perché tutto il resto è in bulgaro o in cinese o giapponese. Contiene 30 grammi di prodotto, io infatti questa l'ho usata due volte, una volta con la maschera in tessuto che c'è al suo interno. La seconda volta ci ho buttato dentro una compressa di maschere in tessuto compresse. E se volete il link lo trovate sul mio 21 Buttons, è direttamente lì, così potete acquistarle in un attimo. Fantastica, mi è piaciuta veramente veramente un sacco, so già che ti dico quando torna me le porta. Contiene anche la vitamina B5, questo l'ho letto dietro. Però per il resto non so darvi altre informazioni, veramente veramente valida. Poi ho terminato con grande grandissimo dispiacere questa Essence di Caudalie, fa parte della linea Vino Perfect, in realtà ce n'è ancora qualche goccina, ed è un Concentrated Brightening Essence. Praticamente l'Essence è la via di mezzo fra il tonico e il siero, perché è un tonico più idratante. L'ho utilizzata sia sul dischetto di cotone, ma anche direttamente sulle dita, è andata a tamponare sul viso la pelle proprio. Bellissima, luminosa, ha un effetto anche rinfrescante, rivitalizzante. Non, se non erro, non contiene alcol. Ho buttato la confezione, non dovrebbe contenere alcol perché ormai l'alcol mi sta friggendo, quindi io l'ho trovato molto molto delicato. Di questo trovate la recensione nel blog, ve la lascio giù nell'info box, perché ho ricevuto sia questo che il famoso siero antimacchia che fa parte della stessa linea. Questo è un boccione di vetro, lo sapete quanto io l'ho temessi, da 150 ml, e questo è il tipo di erogatore. Mi è piaciuto un sacco, l'ho fatto durare tanto perché non volevo che finisse. E fra l'altro la linea Vino Perfect si può usare anche in estate perché non è fotosensibilizzante. Io infatti il siero lo continuo ad usare, l'ho già ricomprato, mi piace un sacco e mi ha aiutato molto con le macchiette post brufolo e macchiette in generale. Certo, se avete delle macchie molto molto scure o grandi vi aiuta, ma non ve le fa sparire, lì magari è necessario l'ausilio di un dermatologo, però come tonico barra essence, comunque qualcosa di mezzo fra il tonico e il siero,
io l'ho utilizzata veramente con grande piacere e mi spiace veramente averla finita. Penso che la riacquisterò a un prezzo comunque un po' elevato, perché mi sembra che stia sui 20. Aspettate che guardo. La collezione più lenta dal mondo ce l'ho io. Sul sito di Caudalie viene 19,80€, che vi dico è un po' altino come costo, ma a parte ne bastano pochissime gocce, soprattutto se utilizzate direttamente sul lite e non sul cotone, vi dura mesi, anche se la scadenza è di 6 mesi. Io ho continuato a usarla, lo so che non si dovrebbe fare, ma lo facciamo un po' tutte. Fantastica, veramente. Se doveste provarla, fatemi sapere come vi siete trovate, perché io l'ho amata alla follia. Poi ho terminato un'altra confezione di cerottini per punti neri. Questa è di Beauty Formulas e sono i cerottini che contengono estratto di tea tree. Io non ho mai trovato un effetto calmante perché divento sempre rossa, ma per ora ve lo dico sempre, sono i cerottini che mi tolgono di più di tutto. Anche se, novità, io sto utilizzando il Blackhead Remover, quindi quell'aspira punti neri, e mi sta togliendo la qualunque. Vi lascio qua il video nel caso non lo abbiate visto, perché è un'innovazione. Vedo un po' di alternarli, perché comunque di questo non ho una scorta, che boh, forse ho 10 scatole ancora, quindi cercherò di alternarli. Questi costano 1 euro, sono 6 cerottini incartati separatamente, e anche di questo trovate il link su 21 Buttons, perché spesso mi chiedete dove si acquistano. Se andate sul mio 21 Buttons trovate già il link. Poi ho terminato Crystal Collagen Mask. Questi patch per il contorno occhi io li amo alla follia. In più c'è qualcosa che non va nel mio contorno occhi. Vi ho fatto vedere qualche giorno fa una foto su Instagram. In quest'occhio, non in questo, stanno uscendo fuori delle piccole bollicine e ogni tanto vengono, spariscono, quindi non sono grani di miglio. C'è chi mi ha consigliato magari di smettere di usare correttori siliconici, cosa che non potrei mai smettere di fare viste le mie occhiaie, oppure mi ha detto che è una zona molto molto secca e quindi magari che quella è quello il risultato, comunque l'effetto di troppa secchezza. Io devo riacquistare il contorno occhi di Martina Gebhardt, ne sento la necessità. Cerco di fare più spesso anche questi patch, perché mi rendo conto che comunque questa zona ce l'ho veramente veramente secca. Poi ho terminato 2 campioncini di creme viso. Allora, qua vi dico una cosa. Da poco vi ho recensito il detergente viso, la mela verde di Delidea. Vi lascio nel caso giù nell'info box il link direttamente alla review. E quando stavo buttando la confezione mi sono resa conto che all'interno c'era un campioncino. Perché è vero, Delidea in ogni prodotto mette sempre un campioncino, però sul momento non ci ho pensato. L'ho tolta la scatola, ho conservato la scatola giusto per fare le foto, ho fatto le foto e vabbè. Vado a buttare la scatola e mi rendo conto che c'era questa qua, che è un campioncino di crema viso lenitiva con fisalis e fiori d'arancio, idratante e disarrossante. Ottima, per una pelle sensibile e delicatissima. Dà proprio un'azione lenitiva e calmante sulla pelle, veramente fantastica. Penso che questa l'acquisterò, perché d'inverno voi sapete quanto la mia pelle tenda a spaccarsi. E poi ho terminato questa crema viso all'avena di Bottega Verde, specifica per peli delicate e sensibili, col 97% di ingredienti di origine naturale. Questa l'ho amata. È una crema molto densa, non è di quelle creme un po' liquidine. L'ho trovata molto densa, si assorbe in un attimo, la pelle è subito morbidissima. Mi ha colpito un sacco perché ha un effetto veramente lisciante. Sembra quasi di mettere un primer con questa crema. Eppure è fatta appunto senza EDTA, senza oli minerali, senza siliconi, senza parabeni, senza accessori di formaldeide, senza etoxilati, che non so manco cosa siano. Ho tagliato il pezzo in italiano, quindi c'è solo in inglese. Non so, ma questa l'ho fatta comprare a Christian, perché lui ha una pelle secchissima, beato lui, e si sta trovando veramente molto molto bene. Penso che l'acquisterò entrambe, non prendiamoci in giro, dai. Poi ho terminato una crema viso, questa è l'idratante prodigiosa notte di Garnier. Un profumo che veramente, questa crema mi mancherà. E di questa, giù nell'info box trovate la recensione, è un idratante prodigiosa notte con effetto rigenerante.
una crema ottima per tutti i tipi di pelle, perché io che ho la pelle mista in alcune zone, in alcuni periodi dell'anno grassa, la pelle, allora, innanzitutto ha una consistenza che si assorbe in un attimo. Adesso non mi ricordo che principio attivo ci sia, forse fiore della resurrezione, adesso non ricordo, però idrata, nutre senza lasciare la pelle unta, la lascia morbidissima, delicatamente profumata. L'ho amata, è una crema, cioè in realtà questa linea, ho già provato 3 creme con questa, l'adoro, perché ogni crema che sto provando mi sta piacendo un sacco. E questa, a differenza magari di altre, è una di quelle creme che anche se abbondate un po' e continuate a massaggiare, non vi fa i pallini, proprio la pelle se la beve, è bellissima come crema. Ci sono giornate in cui l'ho usata anche di mattina, con ottimi risultati con la performance del fondotinta. Certo, magari mi lucidavo un po' prima, però il fondotinta si aggrappava veramente bene e scorreva che una meraviglia. Questa l'ho pagata sui 4-5 euro, sono creme veramente da tenere in considerazione. In ultimo ho terminato, uno scrub labbra di Lush. Questo conteneva 25 grammi di scrub, non vi dico quanto sono andata oltre alla data di scadenza, ovviamente sempre badando a alterazione cromatica, alterazione di profumazione, alterazione proprio dalla formula in sé, magari che si separasse o meno. Amore alla follia. E questo è il labbra da cinema, che ha un odore di popcorn. E il gusto è fra il dolce e il salato, fantastico veramente. Questa era la colorazione, su cosa si riesca a vedere, leggermente giallognolo, un profumo buonissimo, ma la cosa fantastica è che dentro è ricco di oli, c'è sicuramente l'olio di cocco, mi ricordo, eccolo qua. Allora, zucchero, olio di jojoba, sale marino, farina di mais, olio di cocco e zuccherini scoppiettanti. Prodotto autoconservante, e meno male, perché vi dico, sono andata molto oltre, però veramente mi dispiaceva buttarlo, perché come scrub labbra è uno dei migliori mai provati. E una volta passato sulle labbra, andato a massaggiare delicatamente, le labbra sono sì esfoliate ma anche nutrite, appunto perché è ricco di oli. Sono certa di questa ricchezza di oli perché un giorno mi ha ricavato un po' su un fazzoletto e ha fatto proprio la chiazza dell'olio, quindi è estremamente nutriente ma è ottimo anche come esfoliante. 25 grammi di prodotto vi durano un'eternità, meno male che ne ho un altro, non della stessa fragranza, ho un'edizione limitata, però questo, quando finirò il mio scrub, lo voglio riacquistare perché veramente crea suefazione, è buonissimo, proprio una profumazione fantastica. Come ben sapete, da noi Lush ha chiuso i battenti e mi toccherà fare un ordine online più avanti, ed è una cosa che personalmente detesto perché secondo me i prodotti di Lush vanno conosciuti prima di acquistarli. Non mi fiderei mai ad acquistare un sapone, una crema, uno shampoo senza magari aver sentito la profumazione, perché comunque sono profumi molto persistenti, quindi usare un qualcosa che non lo so, purtroppo io con Lush sono così. Magari in qualche viaggio futuro farò scorta, perché con gli ordini online sono un po' restia, la verità, ed è un peccato, mi rendo conto. Bene, questo era l'ultimo prodotto che volevo mostrarvi, fatemi sapere che cosa avete terminato voi questo mese e se anche per voi aprile è stato un mese che è volato. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like e se vi va condividetelo, così cerchiamo anche di ampliare questa community. Io vi saluto e vi mando un bacio grande e ci vediamo nel prossimo video.